Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione dedicata ai principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano senz'altro il tremendo incendio che in questi giorni ha colpito la Versilia, in particolare nelle zone di Massarosa, le colline sopra Massarosa completamente bruciate dal fuoco. Per questo motivo c'è stato l'intervento anche della politica regionale. Sul posto è arrivato pure il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha annunciato una variazione di bilancio per intervenire in sostegno a questa vera e propria emergenza. Una variazione di bilancio per poter liberare tutte le risorse disponibili nel capitolo derivante dai risparmi sugli ex vitalizi, in modo da poterle destinare al territorio di Massarosa colpito dal maxi incendio che ha divorato oltre 900 ettari e costretto a far evacuare più di 1000 persone. È quanto annunciato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo dopo uno sopralluogo nelle vicinanze del Rogo che ha causato un vero e proprio disastro ambientale. Non appena risultato negativo al test sul coronavirus ho deciso di andare lì a Massarosa dove c'era l'incendio per dire grazie all'amministrazione comunale, per dire grazie ai volontari, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, stanno facendo un lavoro enorme. Se siamo riusciti a contenere l'incendio è grazie al loro lavoro, alla prontezza, e vi assicuro lavorare con queste temperature è veramente complicato, quindi a loro un grazie di cuore, ma poi per dire che noi facciamo la nostra parte. Avevamo delle somme che potevamo utilizzare per situazioni, emergenze ambientali e abbiamo deciso di proporre all'ufficio di presidenza di giovedì di destinare queste risorse all'amministrazione comunale di Massarosa e a questo tragico evento che ha toccato tante famiglie e un'intera comunità. 50.000 euro è vero, è un gesto piccolo ma un gesto importante per dire noi ci siamo e siamo vicini a voi. Ed ora apriamo un'ampia pagina dedicata agli eventi promossi dal Consiglio regionale partendo dalla Via Europea della Fiaba, che vede come tappa principale quella di Collodi nel Pistoiese. La Via Europea della Fiaba, percorso nato per iniziativa della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che parte e arriva proprio nel paese di Pinocchio, a Collodi, nel comune di Pescia, è stata certificata come itinerario culturale dal Consiglio d'Europa, un riconoscimento che è stato illustrato e analizzato nella sede del Consiglio regionale. Inizia da un progetto che presentammo a Bruxelles una trentina di anni fa, che era il Parco Policentrico Collodi Pinocchio. Si trattava di partire dal Parco di Pinocchio attuale a un progetto molto più grande di tanti ettari che nel frattempo si è realizzato. All'interno c'era il paese degli amici di Pinocchio, che erano alcune favole, eccetera. Andando avanti nel tempo si è visto che nella Europa, l'Europa geografica, quella che è riunita sotto il Consiglio d'Europa, ogni paese aveva una grande favola. Allora è stata l'idea di dire ampliamo quel progetto di prima e portiamo oggi un nuovo progetto che coinvolge tutti i 48 paesi del Consiglio d'Europa e abbiamo scelto per ogni paese del Consiglio la favola più rappresentativa. Oggi la presentiamo qui, questo progetto è già stato iniziato 4 anni fa, che lo presentammo come idea al Consiglio d'Europa quando si riunì in Toscana a Lucca e fummo noi ad organizzare questo incontro, e poi è stato ripresentato altre volte e recentemente all'inizio del mese di maggio il Consiglio d'Europa ha approvato questo progetto con entusiasmo, anche perché è l'unico delle 30 e passa vie europee che rappresenta tutti i paesi d'Europa. L'itinerario della Fiaba ha la prospettiva di lavorare sul tema dell'identità europea e attraverso il tema della Fiaba. La Fiaba è certamente un collante di tutti i popoli d'Europa. Dall'antichità ad oggi, pensiamo anche solo alla mitologia greca, fino ai tempi moderni, alle storie di Andersen o ai personaggi che conosciamo di più anche grazie
grazie ai cartoni animati come Pinocchio, come Alice nel Paese delle Meraviglie, è certamente un percorso attraverso la cultura di tutta Europa che ci permette anche di creare una progettualità congiunta, e noi siamo partiti da questo tema per creare oggi un itinerario europeo con circa 15 paesi partecipanti e una rete che si sta via via allargando, e quindi arriveremo ben presto ad un numero molto ampio a cercare di rappresentare tutti i paesi del Consiglio d'Europa, ricordando che il Consiglio d'Europa ha 47 paesi membri. E a Palazzo del Pegaso, sul fronte della cultura, biblioteche domestiche in mostra fino al prossimo 30 luglio. Le biblioteche domestiche, viste attraverso la lettura di Mauro Cenci, sono 35 i dittici, immagini realizzate dalla fotografo, in mostra nello spazio espositivo del Consiglio regionale fino a sabato 30 luglio. Per me è una grandissima emozione questa, perché è la prima volta che presento un lavoro in un luogo istituzionale importante come questo. Che cosa posso dire? Che è un lavoro che mi ha preso moltissimo tempo, perché andare a Milano, a Roma, a Parma e poi naturalmente a Firenze, eccetera, non è stato un lavoro semplice, però quello che mi interessava era far capire il rapporto che c'è con la lettura da parte di tante persone attraverso le loro librerie, e con i dettagli che poi io ho estrapolato, e cercare di far capire un po' quella che è la personalità, una sorta di ritratto delle persone che abitano queste biblioteche, che non a caso io ho chiamato domestiche, proprio per far capire un po' l'utilizzo, diciamo così, dei libri. Ecco, questo è un po' il concetto in estrema sintesi del mio lavoro. Indubbiamente un'iniziativa che già i numeri di questa mattina dimostrano che avrà un oggettivo successo, probabilmente perché in realtà siamo molto legati intimamente ai libri, e questa idea di Mauro Cenci è un'idea straordinaria, perché cerca anche di conservare proprio plasticamente le biblioteche delle case dei toscani. È un elemento di continuità rispetto al nostro passato, che siamo sempre stati dei buoni lettori in Toscana. Questa intimità mi piace, perché ecco, entra nelle case delle persone, e noi siamo qui a celebrare veramente una bella iniziativa. Un altro evento promosso dall'Assemblea Toscana è il Convivere Festival Carrara, con la presentazione avvenuta proprio in Palazzo del Pegaso della rassegna. Le tracce sono il tema della 17ª edizione di Convivere Carrara Festival, rassegna che si terrà dall'8 all'11 settembre e che è stata presentata a Palazzo del Pegaso. Il programma prevede 24 incontri di parola fra conferenze, dialoghi e dibattiti, 4 spettacoli, oltre 20 eventi collaterali fra laboratori di cucina, spazi per bambini e mostre. 4 giorni assolutamente intensi di incontri, la maggior parte dei quali si svolgeranno sotto forma di dialoghi, quindi 2 personaggi esperti, illustri, che affronteranno un tema legato alla questione delle tracce rivolte al passato, ai beni culturali. Ci sarà il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zutriger, ad esempio. Tracce invece per pensare il presente, avremo ospite fra gli altri Pier Giorgio Di Freddi con Paolo Benanti, che si interrogheranno appunto sulla questione degli algoritmi, e altri ospiti sempre sul tema dei big data, quindi la tracciabilità e la capitalizzazione delle tracce oggi con le tecnologie digitali, cosa vuol significare. Parleremo poi delle tracce rivolte al futuro, quindi come pensare una traccia per immaginare il nostro futuro, sempre a partire dalla questione delle tecnologie digitali. Ne parleranno fra gli altri Antonella Viola con Roberto Esposito. Saranno 4 anche giornate ricche di spettacoli, ricordo in particolare il concerto di Ron sabato sera, con un omaggio a Lucio Dalla, e 2 concerti davvero di musica popolare, tradizioni che appunto segnano una traccia e una rilettura di queste tracce nel tempo, l'Orchestra Popolare Italiana e in conclusione il canzoniere Grecanico Salentino. Carrara è una vera e propria città della cultura, una delle capitali della cultura toscana.
vanta una lunga tradizione di intelligenze, di raffinatezza culturale, di impegno nell'ambito culturale. La fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara contribuisce da sempre allo sviluppo culturale della città di Carrara e lo fa soprattutto attraverso il Festival Convivere, che ogni anno per 4 giorni riesce a raccogliere migliaia di persone nel bellissimo centro storico della città di Carrara, attratte da tante iniziative culturali, da tanti momenti di riflessione, da tante forme di celebrazione dell'arte. Per me è un'occasione importante quella di poter ospitare nel Palazzo del Consiglio regionale la conferenza stampa di presentazione del Festival Convivere, perché è un modo attraverso il quale tutta quanta la comunità toscana partecipa ad uno degli eventi culturali più importanti nel panorama regionale. Quest'anno il tema Tracce è un tema assolutamente originale, suggestivo, che verrà declinato in moltissimi modi, e sono convinto che a Carrara nei giorni di Convivere ci sarà una grande affluenza di pubblico, non di un pubblico qualunque, di un pubblico interessato, di un pubblico attratto dalla cultura e dal fermento culturale che si respirerà nella città di Carrara. E in Consiglio regionale è stata presentata anche la celebre festa dell'unicorno che ogni anno si tiene a Vinci. Dopo 2 anni di stop forzato, a Vinci torna la festa dell'unicorno per la 16ª edizione, che si svolgerà in 3 giorni, dal 29 al 31 luglio. La città di Leonardo si popolerà di elfi, hobbit e creature fantastiche. Aprirà la manifestazione una parata con l'armata dell'unicorno, oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci. In tutto più di 450 eventi nel complesso delle 3 giornate, dislocati nelle 9 aree tematiche allestite nel centro storico. È una ripartenza importante, una festa che è arrivata alla 16ª edizione, che è nata per gioco ed è diventata una cosa importante, che ha ricadute importanti sul sistema economico e commerciale della nostra città. Quindi per questo siamo qua, siamo per promuovere la 16ª edizione della festa dell'unicorno e invitare cittadini a partecipare numerosi. Sì, noi ci crediamo molto come gli organizzatori, perché, come ho appena detto, è una festa che, oltre a richiamare decine di migliaia di persone sul territorio di Vinci nei 3 giorni, è una festa che ha una ricaduta importante sul tessuto economico e commerciale della città. Quindi per questa ragione l'amministrazione è parecchio attenta anche a questo elemento di molto rilievo. La festa dell'unicorno ormai è una festa a carattere nazionale o anche oltre, richiama migliaia di persone a Vinci, richiede un'organizzazione straordinaria della quale ringraziamo il Comune e tutti gli organizzatori, ed è un evento davvero straordinario. Il Borgo di Vinci, già di per sé bellissimo, che rappresenta tutta l'immagine della Toscana, si trasforma completamente, diventa un luogo magico, di fantasia, dove è assolutamente importante, bellissimo per tanti andare a visitare questo spettacolo, e tutti gli anni si rinnova. Dopo 2 anni di pausa per Covid sostanzialmente, quest'anno ritorna l'edizione a pieno regime, e quindi sarà una grande occasione per tutti i toscani, ma non solo, di andare a Vinci il 29, 30 e 31 luglio. Con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento è come sempre per la prossima settimana con tutti i principali temi trattati dall'Assemblea regionale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38, arrivederci.